Anche questo palazzetto ricorda molto molto bene i canestri di Antonello Riva. Antonello Riva ricorda questo palazzetto vagamente. Sì, mi ricordo benissimo di una partita che era meglio per me dimenticare, Dino no? Meneghin ha detto che se la ricorda come fosse ieri. È vero, anche perché è stato un anno particolare. Io era il primo anno che mi ero trasferito a Milano da Cantù, mi ricordo, come hai detto tu, Meneghin, Meicadou, lui fu l'ultimo anno che D'Antoni giocava e poi dopo divenne appunto allenatore. E mi ricordo, ecco, l'ultima partita dei quarti di finale quando noi perdemmo qua la famosa Bella, fu una partita molto avvincente. Mi ricordo, ecco, questi spalti pienissimi, quindi da un certo punto di vista un ricordo bello, però il risultato non è che era meglio dimenticarlo. Sinceramente, come sta la pallacanestro in Italia? Ma vive un momento difficile perché sappiamo il basket. Poi vive di sponsorizzazioni e quindi sappiamo tutti l'economia non solo italiana ma mondiale che momento sta vivendo e quindi sicuramente il nostro sport sta vivendo un momento difficile anche per questo. Sono in atto tanti cambiamenti, vedremo la riforma dei campionati se riuscirà a riavvicinare e a far riesplodere qualche italiano, però già i risultati di quest'estate ci permettono di stare un po' tranquilli perché Pianigiani sta facendo un buon lavoro e quindi sappiamo che le vittorie della nazionale poi fanno da grande traino per tutto il movimento. Nel frattempo la nazionale over 45 continua a vincere, vuol dire che si è segnato benissimo ai tempi del Botteghelle e di tanti altri impianti che hanno fatto la storia del basket italiano in quegli anni. Sì, naturalmente anche le normative erano differenti, poi quando siamo passati al professionismo si pensava, ecco, che portassero solo benefici e poi forse alla lunga ha fatto un pochino regredire il nostro movimento. Però l'Europa si è aperta, la legge Bosman ha aperto le frontiere e quindi la concorrenza per i giocatori italiani è diventata molto più dura e difficile. Però io penso, ecco, che la federazione deve investire molto nella scuola. Noi dobbiamo passare dall'essere presenti in tutte le scuole perché è da lì che poi i ragazzini, i bambini iniziano ad apprendere i rudimenti di questo sport e quindi poi a praticarlo anche quando sono più grandi. Premio molto sentito, tanti applausi da parte del pubblico del Palabotteghelle per la 40ª edizione del Trofeo Sant'Ambrogio. C'è chi dice che i fratelli Sant'Ambrogio hanno fatto a gara per premiare Antonello Riva. Ma conosco bene tutti e tre, in particolar modo Cesare, però so che Carlo, ad esempio, conosce veramente tutto della mia carriera. Addirittura, ecco, stando con loro a una cena, fui impressionato dal fatto, appunto, che conoscevano dei particolari che nemmeno io ricordavo più. Progetti per il futuro di Antonello Riva? Ma in questo momento sto lavorando nel campo del marketing. Però è naturale che la mia passione, Signore e signori, nel buonasera. mio sangue circola sempre il grande Benvenuti alla basket e 40ª quindi edizione del prima o poi Trofeo ritornerò Palabotteghelle poi di a essere più Sant'Ambrogio, vicino al 21-22 parquet. settembre C'è qualche 2022. giovane nel basket italiano che può ricordare vagamente Antonello Riva, al quale Antonello dice: beh, quasi quasi. No, devo dire che Power Matera, Upea, Capodorrago. Seguito le ultime finali under 19, devo dire Matera. che ci sono dei discreti elementi. Ecco, adesso 4. Buona individuare un Renato. elemento che mi possa assomigliare è 5. difficile, però devo dire che sono Pallastrino. rimasto favorevolmente 7. Antonio impressionato Annuzzi. dalla